Cari amici modellisti, buongiorno. Fuori piove, sulle montagne intorno ai 1500-1800 metri nevica. Questa notte abbiamo avuto una temperatura intorno agli 7-8 gradi, quindi non ci lamentiamo perché è caldo. E che dire, abbiamo visto arrivare una grossa e una un po' più piccola locomotiva. E diciamo subito che cosa hanno in comune queste due locomotive. La locomotiva E636 che è indicata adesso praticamente è stata la madre di questa locomotiva. Questa locomotiva è una E424 e si può considerare la figlia di questa locomotiva. E i motivi? Ve li spieghiamo subito. Seguite questo video e lo saprete. Come sempre vi invitiamo ad iscrivervi per avere notizie cliccando sul mi piace e cliccando sulla campanella in modo da avere sempre notifiche sui nuovi video. Va bene, proseguiamo. La E636 di cui dicevamo è nata prima della E424 e da questa furono utilizzati i motori e i carrelli per realizzare la collega più piccola. Appunto, dicevamo, i carrelli, i motori sono stati utilizzati per la E424 che è nata parecchio tempo dopo la E636. Abbiamo detto che tra il periodo, l'anno di progettazione, che era più o meno simile a quello delle 636, e l'anno di costruzione iniziale sono passati circa 9 anni, in quanto in quel periodo si richiedevano grandi locomotori potenti per quel tempo e per trainare i convogli passeggeri e i convogli merci che si andavano trasformando in convogli sempre più pesanti. Della E636 ne abbiamo già parlato. Oggi parleremo della E424. Questa è una locomotiva elettrica a corrente continua a 3000 volt delle Ferrovie dello Stato. Come abbiamo detto, è nata dopo il gruppo 636, di cui ha ripreso il disegno di massima, seppur più piccola e con una cassa sola, mentre la E636 ne aveva due semicasse. Negli anni 30 le Ferrovie dello Stato avevano progettato diversi tipi di locomotive, tra cui una piccola macchina a 4 assi con motori universali per servizio merci e passeggeri fino a velocità di 90 km all'ora. Lo sviluppo delle E326 e della E428 avevano poi fatto mettere nel cassetto il progetto di questa macchina. Fu a partire dalla realizzazione delle E636 che venne rimessa in discussione l'idea. Infatti venne ripresa l'idea del utilizzo unificato delle parti meccaniche della E636 in modo da standardizzare la produzione. Sul nuovo gruppo E424 venne adottata tutta una serie di accorgimenti e parti che erano già state utilizzate sulla E636,
ad esempio il carrello, le sospensioni, il tipo di motori, l'utilizzo della saldatura delle parti della cassa. Tra il 1943 e il 1944 vennero costruiti i prototipi, tre prototipi marcati 001, 002 e 003. Ma solo con la fine della Seconda Guerra Mondiale poté iniziare la produzione vera e propria di E-424 con i motori delle E-636. Va detto che man mano che le 636 cominciavano a venire accantonate e radiate, i motori venivano utilizzati per essere adottati dopo revisione sulla E-424. La costruzione delle locomotive fu ripartita tra Breda, tra le officine reggiane, Ercole e Marelli, le officine di Savigliano, la famosa TIBB, che un lettore ci ha fatto notare che la sigla non è sufficiente mettere solo la sigla TIBB, ma bisogna dire cosa significa. Beh, cosa significa? Tecnomasio Italiano Brown Boveri. Va bene. Poi l'OMCGE e l'Ansaldo. A partire dal 1987 un certo numero di unità è stato trasformato per l'uso con treni reversibili, navetta. Mettendo in pratica la vocazione originaria del gruppo, che era nato già con questa idea, ricevendo in tal occasione la livrea MDVE, ossia medie distanze vestiboli esterni, e successivamente quella XMPR. Nel 2001 sono cessati completamente i servizi delle macchine non trasformate. E tutte queste erano concentrate presso il deposito di Alessandria. Le unità navetta invece sopravvissero ancora alcuni anni, ma vennero infine ritirate dal servizio regolare nei primi mesi del 2008 a causa dei costi di manutenzione divenuti eccessivi dall'antieconomica installazione delle nuove apparecchiature di sicurezza, ma soprattutto per via della progressiva immissione in servizio delle moderne E-464 monocabina. La cabina venne prevista a cassa unica con un compartimento bagagliaio. Possiamo vedere il compartimento bagagliaio con la sua saracinesca, che però non venne mai utilizzato. Era munito di saracinesche su tutti e due i lati, quindi su questo lato e sul lato opposto. La porta frontale intercomunicante, prevista per l'uso a comando multiplo, non venne utilizzata a causa della pericolosità in marcia, per cui venne presto abolita su richiesta dei sindacati. I carrelli montati furono del tipo I-1250 e uguali a quelli delle E-636. Qui vediamo il carrello delle E-424 e qui quello della E-636. Va detto anche che la trasmissione del moto nella E-424 avveniva attraverso un albero motore cavo al posto del motore dell'albero motore pieno. Il motivo va ricercato nel fatto che se l'albero è cilindrico e pieno,
Il momento di torsione avviene sul centro dell'albero stesso, all'interno, e quindi provoca delle deformazioni fino ad arrivare anche col tempo a una rottura dell'albero stesso. Mentre se l'albero è cavo, ossia vuoto all'interno, questo momento di torsione agisce sul vuoto e non provoca nessuna deformazione e rottura dell'albero stesso. L'impianto pneumatico dei freni della E424 è lo stesso della E636. I pantografi inizialmente furono del tipo 42LR, ossia leggero e rinforzato, 42 leggero e rinforzato. In seguito questi vennero sostituiti e messi quelli del tipo 52. La E424 navetta. Della E424 noi disponiamo solo di questo esemplare Sound. E della navetta, da quello che sappiamo, non ce ne sono di esemplari in commercio. Comunque parliamo di questa trasformazione della E424. Già prima della guerra erano stati istituiti servizi navetta con treni a composizione bloccata con una locomotiva su un lato e una vettura pilota dall'altro lato. All'inizio questi treni erano dotati di impianto citofonico, ossia con i citofoni, con cui il macchinista di testa impartiva gli ordini all'agente di macchina sulla locomotiva di spinta in coda. In tempi recenti, a partire dal 1986 e fino al 1993, è superato l'uso di fidenza e della scarsa affidabilità dei telecomandi del mezzo di trazione, sulla scia della trasformazione operata sulle E646, 105 locomotive di questa serie E424 vennero trasformate in locomotive per treni navetta telecomandabili dalla carrozza semipilota. Oppure pilota. La trasformazione portò varie modifiche, tra cui la livrea. Inizialmente, come già detto, in livrea MDVE e successivamente quella in livrea XMPR. Inoltre venne soppressa venne soppresso il vano bagaglio con la chiusura della saracinesca e la creazione della fiancata praticamente senza soluzioni di continuità. Per quanto riguarda il vano bagagli, venne utilizzato per mettere altri apparati, tra cui riscaldatori e gruppo di elettrogeno di trasformazione per il riscaldamento delle carrozze. E come dicevamo, queste locomotive sono però state ritirate nel 2008 quando cominciarono a venire introdotte le E464, ossia le locomotive monocabina di cui abbiamo parlato una settimana, 10 giorni fa. Va bene, adesso, dopo questa disquisizione, passiamo a descrivere le caratteristiche di questa macchina. Allora, dicevamo, l'anno di progettazione 1934. Poi l'anno di costruzione 1943 al 1951. Ne sono state costruite 158 unità.
costruttori, come abbiamo detto, Breda, OM, Ansaldo e via dicendo. La lunghezza era di 15 metri e mezzo, 15.500 mm. La velocità massima è 120 km all'ora, una potenza di 1.500 kW e venne sperimentata una locomotiva, cioè venne prelevata una E424 dotandola di nuovi motori. Il motore è stato portato da 1.500 kW a 2.000 kW e poi anche 2.500 kW, sempre con alimentazione a 3.000 volt con rete continua. Però dato la queste prove sono state fatte piuttosto avanti con gli anni, di conseguenza la locomotiva non ha avuto seguito, è stata ritrasformata in E424. Il peso di servizio era di 72 tonnellate con un peso assiale di 18 tonnellate, che la rendeva atta ai servizi anche su linee secondarie dotate di armamento leggero. In campo modellistico va detto che solo poche case si sono cimentate nella costruzione di questa locomotiva. Allora, si parte dalla Rivarossi, che costruì i primi modelli in scala 1,80 già intorno all'anno 56-58. Mi ricordo che nel 1956, quando a un compleanno mi venne regalata questa locomotiva, che per quanto riguarda in quel periodo come grado di finitura, come dettaglio eccetera, era insuperabile. Locomotiva che era, pur essendo piccola nella realtà, era grande come modello, molto pesante, molto curata e con una levetta sulla parte superiore qui, dove azionando la levetta si poteva alimentare la locomotiva col pantografo escludendo le ruote, oppure alimentarla con le ruote escludendo il pantografo. E allora, per quei tempi il costo era elevato, diciamo che il costo di una locomotiva in quel tempo della E424 era pari allo stipendio di un operaio. Va bene, allora dopo più avanti con gli anni venne la Rivarossi abbandonò la costruzione di queste locomotive cosiddette di nicchia e la costruzione venne ripresa dalla Lima. I modelli Lima sono piuttosto grezzi, il motore è piuttosto grossolano e rumoroso e diciamo che ha un aspetto abbastanza giocattoloso. Alcuni artigiani hanno preso il modello Lima e l'hanno trasformato, l'hanno invecchiato, hanno messo il decoder digitale eccetera, a mio modo di vedere snaturando il modello stesso. Una volta questo modello Lima costava poco, naturalmente dopo le trasformazioni, invecchiamento, trasformazione in digitale eccetera, ha raggiunto cifre che ci hanno superato il modello nuovo e digitale Sound, che è questo della Rivarossi. In tempi più recenti la Rivarossi, come abbiamo detto, si parla di circa un paio di anni fa, 2023, a 2022-2023, ha commercializzato questo modello in due versioni. Questa versione che è con il livrea castano Isabella e una livrea completamente
e una locomotiva in livrea completamente castano. Per quanto riguarda le versioni con le versioni navetta in livrea MDVE e XMPR non sono state prodotte. Si spera che la Rivarosi possa produrle in un prossimo futuro. Il costo di una locomotiva del genere, il costo della locomotiva del genere per una locomotiva analogica compresa NEM, che però attualmente sembra che sia uscita di produzione, il costo era intorno ai 200 euro. Per la versione sound come questa il prezzo era molto più elevato. Si parla di un prezzo praticamente simile a quello della Rivarosi E636. La E636 della Rivarossi versione sound viene 369 euro, la versione della E424 sound viene 340 euro, quindi c'è una piccola differenza. Le case estere, per il passato la Fleischmann e la Märklin hanno prodotto questa locomotiva, però è stato un esperimento per loro giudicato fallimentare e ne sono state costruite molto poche unità. Va bene, allora termina così questo video e vi rimandiamo al prossimo dove faremo, vi presenteremo la storia di una locomotiva delle ferrovie tedesche e austriache, che pratica è stato il contraltare di queste locomotive che vi abbiamo presentato oggi. Arrivederci.